siamo con Zanardi. Alex, hai tagliato il traguardo, oggi è stata veramente impegnativa. Guarda, io credo che la nostra è stata una scelta, però in un momento in cui tante famiglie italiane hanno delle reali difficoltà che non si sono scelte, spero che un voler andare avanti a dispetto di tutto quello che ci è successo sia un piccolo segnale positivo in una giornata che insomma è stata molto grigia ma bellissima. Eric è stato fantastico, poi attorno al 30° chilometro abbiamo avuto un problema tecnico, ci siamo dovuti ingegnare di trovare una soluzione, questo è quello che abbiamo fatto, abbiamo anche perso la sua ruota che adesso non sappiamo più dov'è, spero salterà fuori, però insomma eccola, è arrivata, mannaggia. La ruota, ma l'avete persa? Come avete fatto a perdere? No, è che abbiamo avuto un problema, Eric non riusciva più a sterzare ed era troppo pericoloso perché insomma va bene l'acqua, va bene il freddo, va bene la bora, va bene l'acqua alta, ma anche andare a fare un tuffo in laguna non mi sembrava il caso, no? Non era proprio la giornata, Eric, di andare a fare un bagno. No, non era proprio il caso, l'acqua è un po' troppo fredda, mi sa. Ma com'è stato Alex davanti come capitano, come trascinatore di questa maratona? È come un trattore, ha una forza incredibile questo uomo, è incredibile veramente. La soddisfazione di aver tagliato il traguardo? È stato bello, peccato che non ho potuto tagliarlo con la mia ruota, però è un trattore. Ecco, ma c'era un campione paralimpico che ti spingeva, un doppio campione, quindi meglio di così. Beh, io non so se sono un campione. Campione è Pierino Dainese, che è il nostro motore tecnico di Bim Bim Gamba Sport, un nuovo progetto nel quale abbiamo dei soldini da spendere, per cui se ci sono dei ragazzi che non vogliono vivere qualsiasi risultato come un dovere, ma vogliono vivere il tentativo come un dovere, vogliono impegnarsi per farlo, noi siamo qui e saremo anche felici di poterli aiutare economicamente come abbiamo fatto con Eric.